quali sono i suoni più strani del sardo che non esistono in italiano per noi italiani? Diciamo. Allora, abbiamo la D palatale, come gli indiani. Ah, Sì, e abbiamo una ma differenza. fammela sentire sta D, cioè non da La sola, D. in una parola. Ah, beh, il mio cognome, Zoccheddu. Dovrebbe essere pronunciato così, Zoccheddu. Abbiamo anche una differenza tra la Z e la Z. Perché, per farti un esempio, la Z normale è letta Z. Nella parola zio, sì, zio, italiana, ok? La parola zio. In sardo invece abbiamo anche la parola, la consonante z, che è scritta tz. Esiste per esempio zio in sardo, ma è una, come si chiama? Un gentilizio? Si chiama? Sì. Sì, è per dire signor. Mio padre, per esempio, che ha 78 anni, i ragazzi lo chiamano zio Nicolao. Ah, è tipo È come il don, tipo il don in Sicilia, don diciamo. spagnolo. O in Sì, Sicilia, in o in Sicilia. Sicilia. Sì. Zio Nicolao e zio Nicolao. Però non ho ben capito, perché anche in italiano esiste la z e la ts. Alcune parole le pronunciamo con la z e alcune con la ts, quindi qual è la differenza? Ci sono, se io dico zio Ah, Nicolao, che hanno sì. significati diversi, questo vuol Hanno dire. significati Ah, diversi, sì. Sì, ok, sì, sì, sì. sì. Ok. Il buon, come si chiamava? Il professore di linguistica. Quello mezzo cieco. Oddio! Oh! Lamberti. Lamberti? Lamberti. Lamberti. Il buon Lamberti direbbe che sono due fonemi. Perché a seconda che usi l'uno e l'altro, cambia il significato Cambia il della parola. significato. Ok. Esatto. E le vocali? State messi con le sette vocali italiane o ne avete di meno, forse? Dunque, le vocali, sì, le sette, Le sempre sette le stesse italiane, sette. ok, vabbè, ok. Sì. E a volte cambiano dal singolare al plurale, per esempio. Aspetta. Adesso non mi viene, naturalmente, Vabbè, perché non certo, l'ho vabbè, ovvio. preparata. Ti Sì. preoccupare, ti preoccupare. Va bene. Va bene, ok, grazie. Adesso, questa potrebbe essere divertente, perché la puoi fare in sardo e nessuno ci capisce, quindi. Però, Va una bene? cosa che tutti gli studenti mi chiedono sono le parolacce. Mi chiedono, il problema mio è che non ne dico, a parte cazzo e stronzo, non dico parolacce, quindi non ne ho. Per fortuna Elisabetta, da buona veneta, ce n'ha dette abbastanza. Però io non ne so molto, quindi non parolacce che necessariamente tu dici, però che parole colorite, belle, simpatiche, diciamo, parolacce simpatiche italiane Allora, o sarde. le mie parolacce sono relegate all'abitacolo della mia macchina. Ok, quindi quando guidi diventi un camionista. Quindi, sì. Allora, il vaffanculo è d'ordine. Ok. Proprio è. Non dico all'ordine del giorno, ma no, senza gesti. Senza gesti, solo a Senza voce. gesti, perché sono sempre una signora. Sempre una signora, sì. Quindi sì, il vaffanculo, sì. Un vaffanculo non si lega a nessuno, proprio. E poi con gli altri, cazzone, sempre, Cazzone. idiota, moltissimo, idiota mi fa proprio girare le scatole, quando uno mi fa proprio girare le scatole. Idiota. Per Vabbè, esempio, sono spazi, però è pulita, idiota, dai, no? è pulito, cretino, vuol dire, cretino proprio mi riempie la bocca, Cretino, cretino, cretino. sì, cretino. Quando sono spazi azzardati, o, sì, camionisti che suonano, che ogni Ok. tanto ce li abbiamo. Sì, Sì. ok. Va bene, ok. No, però sì. Cazzo, oh, tanto. Cazzo, sì, Ma ok. Una parolaccia sì. sarda, invece? O una frase? Una frase, parolaccia, diciamo. Maravittusiasta. Che Ma tu sia maledetto. che tu sia maledetto, ok. Non è detto proprio in senso di maledizione, No, ovviamente, è proprio più vaffanculo. interpellare. Ah no, Sì. neanche. Sì, è più un come vaffanculo. Maravigliosa. Vaffanculo, sì. Sì, uguale, Così. ok. Ormai sei Fai bilingue anche lo qua. stesso gesto della testa. Lo stesso gesto della testa. Sì. Vaffanculo. E poi, maravigliosa. Quindi Sì. uguale. Nel Sì, direi. dizionario
sardo italiano corrisponde. Sì. Con l'unica differenza che c'è anche un significato letterale abbastanza forte. Beh, anche vaffanculo ha un significato letterale abbastanza forte. Cioè, se uno lo analizza. Hai ragione, Diverso, ma anche lui forte. sì, Sì. a pensarci bene hai assolutamente ragione. Sì, va bene, senti, sempre parlando di cose linguistiche, tanto a noi ci piace poco. Ah, sì. Una parola italiana che ti piace, una tua parola preferita a livello di suono, una parola che magari chi ci guarda non conosce, magari, che ne so. L'altro giorno Elisabetta cosa ha detto? Non mi ricordo, tipo versatilità, una parola così, insomma. Splendido. Splendido. Perché la uso poco. E quando, ogni volta che la uso, mi piace il suono che ha in me, proprio perché non la uso mai. E Certo. quindi quando la uso, quando mi viene in mente splendido, è perché sono veramente estasiata. Estasiata. Perché vuol dire, splendido è già di per sé una cosa eccezionale, però anche il peso di delle parole, molte volte lo dà anche la La frequenza frequenza. con cui la usiamo. E siccome splendido per me è una cosa rara, quando dico splendido è proprio splendido. E di cosa lo diresti, per esempio? Qual è la cosa più recente per la quale hai detto splendido? Cioè, nel senso, la dici per un piatto di pasta o la dici per un ragazzo bellissimo? No, allora la dico quando ho avuto una sorpresa recentemente. C'è una nella mia scuola c'è uno scambio di un progetto europeo della comunità europea, uno scambio tra scuole. E quindi noi siamo partner di altre 5 scuole europee che sono venuti in Sardegna a febbraio. Io sono la responsabile di questo progetto e quindi ho organizzato tutto il tour. E li ho portati in un paesino che io conosco, dove sono stata molte volte. È un paese che si chiama San Sperate e si chiama Paese Museo. È pieno di opere d'arte in giro per il paese. Tra murales, statue, quadri, mostre di fotografia appese ai muri delle case. Bellissimo. Anche le strade con asfalto di diversi colori. E quindi c'è un quartiere che ha tutte le strade rosse e si incrocia col quartiere giallo e si incrocia con un altro gruppo. Bellissimo. E quindi sapevo insomma di fare cosa gradita portandoli lì. Però abbiamo trovato 2 ragazze splendide, 2 guide, che ci hanno portato in giro e mi hanno fatto vedere delle cose che nemmeno io, che c'ero stata molte volte, avevo mai visto. E lì veramente ho detto a loro che erano splendide e poi a tutto il tour che ci hanno fatto fare, che è stato splendido, quello sì. E anche i nostri ospiti erano estasiati. Orgoglio. È l'orgoglio sardo. Sì. Ma è un paese in provincia di Cagliari, non c'entra niente con me, Vabbè, però. però sì. E lì vive l'altra cosa che ci è piaciuta molto, è lì a Sasperate vive uno scultore che si chiama Pinuccio Sciola. Del quale io ho tradotto un libro, il mio primo libro. Ah, Tradotto un libro. tuo primo E adesso no. recentemente, vero? Sì, è stato pubblicato quest'anno, l'ho Non fatto 3 anni ricordo, fa, ma sì. sì. E quindi anche lui è stato splendido con noi, perché è stato carinissimo, li ha accolti, ha accolto tutti questi ragazzi in maniera meravigliosa e ha parlato della pietra come se fosse una persona con un'anima e un reazioni, azioni, eccetera, eccetera. Bellissimo. Bello. Sì, splendido. Splendido, eh sì, c'è sta proprio, c'è sta Questo proprio. incontro è Questo splendido. incontro è splendido, questa riunione, questa. Yes, a reunion.